Che cosa propone Pascal con la sua famosa scommessa? In questo video cercherò di esporla in modo chiaro ed esauriente. Se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi al canale, non dimenticate di mettere mi piace e attivate le notifiche cliccando anche sulla campanella. Per comprendere Pascal, dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare non solo con un filosofo credente e un teologo, ma soprattutto con un matematico, uno scienziato e, teniamolo ben presente, un esperto giocatore. Il calcolo delle probabilità, i cui fondamenti si studiano oggi a scuola, nacque proprio per risolvere alcuni problemi sul gioco dei dadi posti da un certo Cavalier de Mere, dal quale nacque un fitto carteggio datato 1654 tra Pascal e il grande matematico Pierre de Fermat. Pascal, ispirato dalle tante ore passate al tavolo verde e dalla passione per la matematica, è il primo ad applicare il calcolo delle probabilità anche alle grandi questioni della filosofia e soprattutto al problema di Dio. Questo modo originale di affrontare il problema ha aperto la strada a diverse ricerche in molti altri campi, tra i quali la cosiddetta teoria della decisione, fondamentale per quella che poi diventerà la teoria dei giochi. Lo schema del suo ragionamento ha influenzato profondamente non solo la filosofia, ma persino l'informatica. Molti di quei programmi chiamati algoritmi che oggi regolano la nostra vita dentro e fuori da internet, compresi quelli che vi hanno fatto scoprire questo video, trovano la loro origine proprio nella logica della decisione che soggiace alla famosa scommessa. Tutti, per vivere, dobbiamo fare delle scelte. Nelle situazioni concrete non abbiamo a disposizione informazioni sufficienti per permetterci il lusso di non avere dubbi. Le variabili più importanti sono incontrollabili e gli esiti spesso incerti. Le decisioni, dunque, sono rischiose. La logica che domina la vita di noi esseri umani non è tanto quella di Aristotele, adatta a manipolare concetti, quanto quella dello scommettitore, che deve confrontare il rischio con la posta in gioco. La vita stessa può essere assimilata in questa chiave a un gioco. Siccome però non si può sapere tutto, né calcolare tutto, la vita somiglia più ai dadi, alla roulette o al poker che al gioco degli scacchi. Esiste una strategia per misurare e controllare la nostra mancanza di conoscenza? Qual è, insomma, tra le tante la scommessa migliore? Cominciamo da un esempio davvero semplice. Il vostro professore ha assegnato diverse pagine da studiare, magari un po' troppe, e ha annunciato che domani forse interrogherà. O forse no. Non sarà proprio il massimo della pedagogia applicata, ma capita. Tornati a casa, siete davanti a un bivio: passare un pomeriggio sui libri oppure farvi una passeggiata con gli amici o qualunque altra cosa che vi piaccia fare. Anziché scomodare principi sacri e immutabili e farci dei predicozzi sull'eterna lotta tra il bene e il male, tra il senso di responsabilità e la voglia di cazzeggio, o ripeterci, come farebbe Kant, che l'imperativo categorico dice che devi studiare e basta, o citare Buddha, che rammenta che la vita è sfiga e sofferenza, Pascal suggerisce che potremmo affrontare la cosa da semplici giocatori e domandarci: sono in grado di determinare obiettivamente che mossa conviene fare senza scomodare Vangeli e Corani o rincorrere leggi eterne e universali? Studiare o non studiare? Questo è il problema. Attenzione, che non avete informazioni sicure che possono aiutarvi a determinare in un senso o nell'altro che cosa farà il professore. Le probabilità in questo caso si equivalgono come quando si lancia una moneta. Una tabella ci può aiutare. In orizzontale elenchiamo le possibili situazioni che si possono verificare. In verticale elenchiamo le scelte o mosse a nostra disposizione. Se studio e il prof interroga, prenderò almeno la sufficienza. Se studio e non interroga, non riceverò alcuna valutazione. Se invece decido di non studiare e il prof mi chiama, sono guai. In alternativa, se sono fortunato e me la scampo, non ci sarà nessuna conseguenza, perché il prof, non interrogando,
non potrà dare alcun voto. La tabella non elenca solo tutte le possibilità, ma descrive una situazione di rischio, perché l'esito diverso delle uniche due mosse a disposizione, studiare o non studiare, ha delle conseguenze che possiamo valutare con un punteggio. Il valore dei punti assegnati dipende dall'obiettivo di chi sceglie, perché il fine, anche se non giustifica, permette di valutare i mezzi. Se lo scopo fosse farsi bocciare, sarebbe bene prendere un'insufficienza. Se invece si preferisce la promozione, è decisamente meglio evitare di farsi trovare impreparati. Alla luce di tutto questo, qual è l'azione più ragionevole da fare se il prof vi dice «forse domani interrogo»? Non è più necessario spiegarlo, o devo proprio spiegarlo? Torniamo di nuovo alla famosa scommessa. Pascal stesso le diede un titolo, infinito nulla. Alla fine del video sarà chiaro perché. Materialmente si tratta di un foglietto stilato sui due lati, scritto di getto sotto l'impeto di una mente in eruzione. Pascal però non ebbe tempo di chiarire quello che aveva solo annotato di getto. I suoi amici invece, dopo la sua morte, trascrissero il tutto e lo inserirono in un libro, i famosi pensieri. La scommessa di Pascal è ritenuta, fin da allora, una delle argomentazioni più interessanti e innovative dell'apologetica cristiana, seconda solo alla celebre prova ontologica di Sant'Anselmo, della quale un giorno sicuramente parleremo. Per questo, tra parentesi, iscrivetevi al canale. È bene dirlo subito però, per stare tutti più rilassati. La scommessa non è una prova dell'esistenza di Dio. Pascal non crede affatto sia possibile provare l'esistenza di Dio. Secondo lui non esistono prove convincenti dell'esistenza di Dio e se ci fossero sarebbero completamente inutili. Il Dio che si finirebbe per provare sarebbe una costruzione astratta che si dimenticherebbe subito dopo averla studiata. Allora di che stiamo parlando? Che cosa vuole davvero provare Pascal? Vuole tentare un'impresa più raffinata e secondo lui molto più importante. Vuole provare che agire supponendo l'esistenza di Dio è un comportamento ragionevole, anzi, il più ragionevole in assoluto. Il suo argomento dunque non è teorico, ma pratico. Secondo lui, vivere come se Dio esistesse è la strategia vincente nella vita. Più o meno nel senso in cui, come abbiamo visto, il modo migliore per non avere insufficienze ed essere promossi è quello di agire come se il prof interrogasse in ogni caso. Pascal, tuttavia, sempre applicando la logica del giocatore, propone una partita su più livelli, da quello base per il principiante a quello riservato ai giocatori super esperti. Esaminiamo dunque questo punto e diciamo: Dio è o non è? Ma da quale parte propenderemo? La ragione non può dir nulla. Un abisso infinito ci separa dalla verità. Si gioca un gioco all'estremità di questa distanza infinita, testa o croce. Su che punterete? Seguendo la ragione non potete puntare né sull'una né sull'altra. Seguendo la ragione non potete escludere nessuna delle due. È necessario scommettere. Non siete liberi di farlo o non farlo. Ci siete costretti, testa o croce. Cosa prenderete? Non si può evitare di giocare perché siamo già dentro il gioco. Come abbiamo già visto, secondo Pascal, la nostra condizione naturale non ci permette di sapere se Dio esiste o meno. Perciò l'essere umano ha a disposizione per raggiungerlo solo la sua capacità di scelta. La volontà e il cuore arrivano dove non arriva la ragione e la conoscenza. Dobbiamo dunque decidere se per noi Dio c'è o no, e non esiste scelta più importante. Credere, secondo Pascal, equivale ad agire. Ogni nostra azione dipenderà da questa decisione fondamentale. Pascal invita quindi il suo ideale interlocutore a valutare le possibili conseguenze della sua scelta. Visto che bisogna scegliere, vediamo cosa vi conviene di meno. Avete due cose da perdere, il vero e il bene, e due cose da mettere in gioco: la vostra ragione e la vostra volontà, la vostra conoscenza e la vostra beatitudine. E la vostra natura ha due cose da cui fuggire: l'errore e la miseria. Visto che bisogna necessariamente scegliere, la vostra ragione non è offesa più da una scelta che dall'altra.
Questo è un punto fermo, ma la vostra beatitudine? Soppesiamo il guadagno e la perdita scegliendo croce. Dio esiste. Valutiamo questi due casi. Se guadagnate, guadagnate tutto. Se perdete, non perdete nulla. Scommettete quindi che esiste, senza esitare. Anche se in teoria si può essere indifferenti a Dio, dice Pascal, in pratica no. Esiste infatti un'altra facoltà umana fondamentale che si mette in gioco, la volontà. La ragione soppesa, la volontà desidera. Il ragionamento misura le probabilità, il desiderio valuta la convenienza. Che cosa desidera la volontà? La felicità. C'è felicità se Dio non esiste? Che cosa davvero in fondo preferiresti? Essere felice per sempre o cessare di esistere? Il tutto o il niente? L'infinito o il nulla? La volontà umana perciò assegna spontaneamente un valore positivo all'esistenza di Dio, perché la sua esistenza coincide con una speranza di felicità. Che senso avrebbe puntare sul nulla, su zero, su un'eventualità che non promette alcun guadagno? Dato che l'azione umana più sensata, se ci sono uguali possibilità, è quella che permette di ottenere il massimo beneficio, il gioco della vita si risolve solo scommettendo su Dio. Nella teoria dei giochi, quando si presenta una e una sola strategia vincente, si parla di strategia dominante. Scommettere su Dio promette un risultato sempre migliore di ogni altra possibile alternativa. Questa strategia domina tutte le altre, come era quella dello studente dubbioso. Non sa se il prof lo interrogherà, ma sa di poter vincere solo preparandosi all'interrogazione. Pascal non si ferma qui e afferra subito il toro per le corna, affrontando la prima ovvia obiezione che viene in mente a tutti. E se fosse una fregatura? Ha senso mettere in gioco qualcosa che ho, questa vita, per qualcosa che non ho, cioè una vita migliore della quale non ho alcuna certezza? Perché non tenersi quel poco di felicità che posso avere oggi, anziché rischiarla tutta per quella che potrei avere domani? Questo è strano. Sì, bisogna scommettere, ma io rischio forse troppo. Quando si gioca, si rischia. Ma il gioco è sempre equo? Cioè, quando è giusto tirarsi indietro? Qualsiasi giocatore rischia con certezza per guadagnare senza certezza. E così non pecca contro la ragione se rischia con certezza il finito per guadagnare il finito senza certezza. In ogni scommessa si mette in gioco un valore finito sperando di ottenerne uno maggiore. Fin qui tutto chiaro. Ma quanto bisogna essere pronti a giocare per non esagerare? Quando davvero ci stiamo giocando troppo? Pascal non risponde da filosofo, ma da matematico. L'incertezza di guadagnare è proporzionata alla certezza di ciò che si rischia secondo la proporzione delle possibilità di guadagno e di perdita. Pascal è così preciso che ci mette in grado di scrivere una formula. In un gioco in cui, nel caso si verifichi X, la cifra pagata è W, ma nulla in caso contrario, noi stiamo cercando una cifra massima F, in sé indifferente tra lo scommettere e non scommettere, oltre la quale giocare non è raccomandabile. Dato che la probabilità è un numero sempre compreso tra 0 e 1, la probabilità P di X è la probabilità di vincere, mentre 1 meno P di X rappresenta la probabilità di perdere. Se F è ciò che paghiamo per giocare, F è una certezza presente, mentre il guadagno della possibile vincita, cioè W-F, rappresenta l'incertezza futura. Per scoprire quanto valga la pena scommettere rispetto a un'ipotetica vincita W, dobbiamo fare una semplice proporzione tra il rapporto scommessa-vincita e quello certezza-incertezza. Se il termine incognito che vogliamo calcolare è F, cioè quanto di certo possiamo ragionevolmente rischiare, dopo qualche passaggio di algebra avremo F uguale probabilità di X per W. Il giusto prezzo di una scommessa è il prodotto della probabilità per la vincita per ogni caso X. Facciamo un esempio.
Supponiamo che ci sia proposto questo gioco. Puoi pagare un euro per indovinare in quale delle due mani ne tengo tre. Qui la probabilità che un caso o l'altro si verifichi equivale sempre a un mezzo. Il calcolo è presto fatto. 3 diviso 2 equivale a 1,5. Questo è il limite massimo oltre il quale in questo gioco giocare non conviene più. L'aspettativa di guadagno, scommettendo un euro, in caso di vincita, equivale dunque a 1,5 meno 1. Si tratta di un valore maggiore di 0, il che significa in definitiva semaforo verde. Puoi giocare perché si presenta un'opportunità ben proporzionata al rischio, cioè in pratica giocare conviene. La cifra massima oltre la quale il gioco non vale la candela è 1,5. In tal caso l'utilità attesa è uguale a 0. In questo scenario non è mai bene rischiare più della metà della cifra che si può vincere. Il rischio di guadagno e di perdita è uguale. Ora, se aveste da guadagnare due vite contro una, potreste ancora scommettere. Ma se ne aveste tre da guadagnare, bisognerebbe giocare, visto che giocare è una necessità. E sareste imprudenti, costretti a giocare, se non giocaste la vostra vita per guadagnarne tre in un gioco in cui il rischio di perdita e di guadagno è pari. Giocarsi una vita in cambio di due è accettabile. Da tre in su conviene decisamente. È quasi scandaloso come Pascal applichi la matematica alla filosofia. Che cosa accade se la posta sale ancora? Da quanto abbiamo visto è chiaro che l'opportunità di guadagno cresce sempre in proporzione alla posta in gioco. Ora, se invece di 3 euro ci fosse in palio una cifra grande a piacere, con il 50% di probabilità bisognerebbe essere stupidi a non scommettere. Ora qui non ci sono in gioco una vita, due o tre, ma si tratta di un'eternità di vita e di felicità. Mettere Dio come premio significa che la posta in palio è un assegno in bianco. Se vuoi almeno sperare di vincere, devi lanciare sul piatto la tua fish. Giocarsi tutto sarebbe persino l'unica cosa ragionevole da fare. Facciamo bene attenzione a quelle che finora sono state le due premesse fondamentali del ragionamento di Pascal. Prima premessa: la possibilità dell'esistenza di Dio è un mezzo, cioè il 50%. Seconda premessa: la vincita, se Dio c'è, ha un valore inestimabile. L'argomento, come finora è stato presentato, è valido solo se queste due assunzioni sono vere. Approfondiremo le principali obiezioni a Pascal con attenzione in un altro video, un po' perché questo è già lungo, un po' perché vorrei che vi iscriveste al canale, se non altro per continuare questa conversazione. Ma il vero motivo che ci spinge a rimandare è che ora ci aspetta il terzo livello, il vero colpo da maestro di Pascal, che si potrebbe anche riassumere così: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Riflettiamo sulle due premesse della scommessa. La prima ci dice che l'ateo non è nella condizione di accettarla. Il motivo è ovvio: non può ammettere che ci siano il 50% di probabilità che Dio esista. L'ateo, per definizione, assegna infatti il valore zero a questa probabilità. Se si è già sicuri che Dio non esiste, è ovvio che non ha alcun senso scommettere. All'estremo opposto, se dai Dio per certo, senza alcun'ombra di dubbio, il valore della probabilità per te è 1. Non stai realmente giocando, stai solo facendo cassa. Lo scenario di Pascal, però, non è questo. Pascal non vuole convincere chi di fatto è già convinto che Dio non esista, o viceversa. Al terzo livello della scommessa, Pascal, perciò, riformula di nuovo la scommessa, facendo cadere la prima assunzione. E se le possibilità dell'esistenza di Dio fossero molto minori di 1 su 2, persino scarse, se non scarsissime, se la bilancia insomma pendesse molto verso la non esistenza di Dio, al punto da ridurne le possibilità a meno del 50%, fino diciamo all'1 per 1000, o addirittura a 1 su 1 milione, questo terzo livello, più dei precedenti, esprime lo spirito profondo della scommessa. Se le probabilità di vincere sono davvero così poche,
Vale la pena mettere in gioco la vita. C'è qui un'infinità di vita infinitamente felice da guadagnare. Una possibilità di vincita contro un numero finito di possibilità di perdita. E ciò che voi giocate è finito. Non c'è posta che valga laddove c'è l'infinito. E dove non si hanno infinite possibilità di perdita contro altrettante di guadagno. Non c'è partita. Bisogna dar tutto. Pascal sta mettendo in evidenza due cose per lui fondamentali. Primo, la posta in gioco tende a un valore infinito. Due, la possibilità di vincita, per quanto minima, è sempre diversa da zero. Il che significa che anche se sei molto scettico, non te la senti di escludere del tutto l'esistenza di Dio. Come cambia allora la scommessa se le possibilità dell'esistenza di Dio sono basse e il premio è un valore grande a piacere? Riflettiamoci. Perché aumenta a volte vertiginosamente il jackpot di un superenalotto? Perché quanto più sale il monte premi, tanto più si aggiungono altri giocatori. La speranza di una vincita enorme a fronte di una spesa irrisoria travolge anche gli scommettitori meno abituali. Come per i due livelli precedenti, possiamo fare una verifica matematica. Quello che dobbiamo fare è prendere il concetto di infinito e applicarne le regole alla formula che abbiamo già incontrato. Per tutti i numeri reali R, infinito più R uguale infinito. E per tutti i numeri reali R, infinito per R uguale infinito se R è maggiore di 0. Prendendo ora in considerazione una probabilità P positiva e quindi non infinitesimale, che è sempre un valore compreso tra 0 e 1, possiamo calcolare la scommessa migliore basata sull'aspettativa di un guadagno infinito. Ridisegniamo la tabella che rappresenta quello che abbiamo chiamato il gioco della vita, applicando i valori corrispondenti agli esiti di ogni eventuale possibile mossa e valutando come infinita la posta in gioco nel caso in cui Dio esista. Tutti gli altri valori eventuali finiti li indichiamo con una F. Nel caso in cui si scommetta su Dio, applicando la formula già vista, avremo infinito per P più F1 per 1 meno P uguale infinito. In alternativa, scommettendo contro, avremo un'utilità attesa calcolata allo stesso modo. F2 per P più F3 per 1 meno P uguale comunque a un valore finito. Ricapitoliamo il tutto. L'argomento definitivo è formato da tre premesse e due conclusioni. Dio esiste oppure no, la scommessa è solo pro o contro di lui. Ciascun esito possibile, ben definito, è associato con un guadagno corrispondente secondo la seguente tabella, dove le F sono tutti valori negativi o positivi, ma inevitabilmente finiti. L'agnosticismo è la condizione di default della ragione umana. In pratica, si deve assegnare alla probabilità dell'esistenza di Dio un valore positivo maggiore di zero, non infinitesimale. Agire con lo scopo di ottenere il massimo guadagno è un comportamento razionale. Prima conclusione, scommettere su Dio è un atto razionale. Seconda conclusione, in quanto essere razionale dovresti farlo anche tu. Il titolo scelto da Pascal ora acquista un significato più chiaro. Di fronte all'infinito tutto tende a diventare piccolissimo, cioè un nulla. Ciò che l'uomo può perdere è insignificante in confronto a ciò che può guadagnare. Il Dio nascosto non si può conoscere né spiegare, ma sul suo mistero ci è data la possibilità di scommettere in quel gioco della vita al quale nessuno di noi si può sottrarre. Ecco in definitiva in che cosa consiste la scommessa di Pascal. Nel prossimo video affronteremo le obiezioni più importanti e famose e le confronteremo con altrettante risposte. Studiare o non studiare? E se il prof non interrogasse mai, avrai studiato, avrai imparato, sarai stato più colto e saggio. E questo già di per sé avrà reso la tua vita migliore, avrà fatto certamente almeno di te una persona migliore.
Ringrazio tutti coloro che mi sostengono con piccole donazioni su Patreon o con gli abbonamenti. Senza di loro, un video come questo, che richiede studio, tempo ed energie, non sarebbe possibile. Bello a tutti.